L'idea iniziale riguarda l'ultimo capitolo di America, di Kafka, che è un romanzo incompiuto, e Carl, il protagonista, sta andando in treno verso il grande teatro di Oklahoma. Ma che cos'è questo grande teatro? Questa è la domanda da cui siamo partiti. Ciascuno di noi nasce e gli viene offerto un ruolo, un lavoro, ma non solo un lavoro concreto, ingegnere, architetto, operaio, cameriere, ma anche un lavoro all'interno dell'esistenza stessa. Allora lo spettacolo ha due livelli, un livello che riguarda il lavoro pratico, e tutti i testi vengono dai test che vengono fatti dalle grandi multinazionali per individuare la persona a cui affidare un lavoro specifico. Sono testi un po' psicologici, un po' assurdi, molto violenti, che entrano nella vita personale delle persone. E poi, dall'altro lato, c'è questo grande teatro a cui tutti aspiriamo, le religioni, la politica, i cattolici hanno il paradiso, i musulmani hanno il loro paradiso, tutti vogliamo andare verso qualcosa che non conosciamo e di cui si può anche dubitare l'esistenza, ma è quello che ci rende vivi, quello che ci fa muovere. E allora lo spettacolo è su questa crudeltà, la crudeltà dell'esistenza reale e la crudeltà di un'esistenza immaginaria di cui non conosciamo neppure l'esistenza. Ma il teatro può solo porre delle domande e non ha delle risposte. Nessuno ha le risposte. Nessuno ha la risposta fondamentale perché viviamo. Qual è il senso della nostra esistenza? Per cui ci affanniamo a trovare un senso, a sviluppare l'economia, ma non si sa in quale direzione, distruggiamo la natura con il nostro lavoro e lo consideriamo qualcosa di essenziale, di necessario, di fondamentale. Ma in realtà io sono venuto al mondo e mi hanno dato un lavoro. Faccio regista, dirigo un centro di ricerca teatrale in Italia, voi fate giornalisti, loro fanno la televisione, ognuno di noi ha un ruolo qui e probabilmente ciascuno di noi spera di superare questo ruolo per andare da un'altra parte. Il teatro può porre questo problema, porre questa domanda, ma non ha nessuna soluzione. Quindi è una domanda che noi poniamo agli spettatori, come vi mettete di fronte a questo? Per esempio, quando l'abbiamo fatto in Italia e fuori d'Italia, per i giovani, c'è l'urgenza della domanda di trovare un lavoro, ma cercare un lavoro a volte è come entrare in un meccanismo che distrugge l'essere umano, perché gli toglie il senso, gli impedisce di porsi delle domande e lo mette di fronte a delle certezze, ma che sono assolutamente false.